Arriva il periodo natalizio e anche in Canavese iniziano i primi eventi legati appunto al Natale. Iniziamo oggi presentando quelli che sono gli eventi che avverranno nel comune di Rivara. Abbiamo con noi il sindaco, ciao Roberto, ciao. E il vice sindaco, ciao Vincenzo. Ciao Diana. Anche quest'anno Rivara, come consuetudine, presenta degli eventi legati appunto al Natale, iniziando già subito questa settimana, già domani, che giovedì 7 dicembre, con la presentazione del nuovo film di Roberto Gasparro. Sì, Roberto Gasparro si omaggia di questo film che praticamente ha debuttato in giornata di ieri a Massau al 5, stasera è a Giaveno, come terzo luogo ha scelto Rivara. Giustamente per Rivara ha un collegamento, questo affezionato a Rivara, con il fatto che abbiamo fatto il film Stessi Battiti, e vuole riproporre questo nuovo film che è La Chiocciola. È un film molto impegnato, dove si parla di questo problema che hanno molti giovani del hikikomori. Praticamente sono ragazzi che si chiudono all'interno, non vogliono più parlare con nessuno, si chiudono nelle loro stanze, non comunicano più con nessuno, ed è un problema, perché statisticamente ci sono molti giovani che stanno facendo questo processo, diciamo, di chiusura. Con questo film si vuole poi denunciare questa parte e farlo vedere. Tra gli attori abbiamo De Caro, quindi un attore famoso, e abbiamo anche la Vittoria Chiolero, che aveva fatto la protagonista anche nel film Stessi Battiti. Al primo di questo mese, al Festival di Salerno, hanno preso il premio come miglior film italiano, quindi sarà una cosa di qualità. Sarà presentato domani sera, giovedì sera 7, alle ore 21, nelle serre di Villa Ogliani, e sarà riproposto venerdì 8, al pomeriggio, alle 16, sempre in Villa Ogliani. Quindi chiunque voglia vedere il film può recarsi. Può recarsi, c'è già la prenotazione online, eventualmente dei biglietti, oppure se vuole venire, se non è tutto esaurito. Il Massau avevano due sale, e le hanno fatte esaurite completamente tutte e due le sale. Speriamo che abbia anche lo stesso successo a Rivara. Grazie. E continua anche la tradizione dei presepi da strada con la nuova edizione 2023. Continua la nuova edizione sulla scia degli anni passati, che ha avuto molto successo non solo a Rivara, perché Rivara fa parte del circuito dei paesi dei presepi in mostra. Quest'anno abbiamo anche degli ospiti che ci arrivano da Fiano, hanno già portato il loro presepe meccanico montato. Che sarà visibile dove? Che sarà visibile nel centro storico di Rivara, tutti i giorni, perché comunque è all'aperto. Si metterà a disposizione di chiunque lo voglia vedere. Tra l'altro è anche meccanico questo presepe. Questo gruppo di appassionati monta questo presepe ogni anno in un paese diverso. Dopodiché va a visitare il paese dove è stato allestito. Quindi avremo anche ospiti, questi amici di Fiano che verranno su. Altri presepi da citare sicuramente interessanti sono quelli proposti dagli amici artisti di Castellamonte, e li vado a elencare: Brenno Pesci, Bruno Barettini, Marco Schioppetti, Mimmo Tommaso Cravotto, che degli artisti che sono praticamente molto conosciuti qui in Canavese, che hanno avuto il piacere, accogliendo il nostro invito, di portare le loro opere, che saranno esposte all'interno delle serre di Villa Ogliani, però saranno visibili dalle vetrate, ovviamente, perché bisogna comunque dare un minimo di protezione. Un altro presepe particolare e interessante citare è quello proposto dal CIS38 con il progetto Passi Montani. Questo qui anche sarà visibile nel parco di Villa Ogliani, però all'interno dell'androne del nostro comune, visibile dall'esterno, ovviamente, dalle vetrate. Proseguiamo poi con domenica 10 dicembre con la prima edizione del raduno dei maggiolini, delle Volkswagen. Sarà una cosa particolare che non abbiamo ancora avuto il piacere di ospitare qui da noi, organizzata da Johnny Barber, il nostro barbiere del centro, fiducia. E in collaborazione con il comune di Rivara.
ci sarà il ritrovo verso le 10 in Piazza Paglia. Dopo aver effettuato le iscrizioni faranno un piccolo giro turistico intorno a Rivara, dopodiché proseguiranno con delle foto insieme alle pin-up lady. Sono proprio curioso di scoprire anche questa bella proposta, quindi anche un'altra iniziativa che domenica 10 dicembre vedrà protagonista il centro storico di Rivara. Faranno poi pranzo e saranno fermi estatici nella piazzetta per tutto il pomeriggio, quindi chi volesse andare a visitare queste macchine o fare anche delle foto può benissimo farlo tranquillamente. Mentre poi un appuntamento che continua è quello con il concerto della banda musicale, venerdì 15 la banda musicale, il concerto d'inverno. Il concerto d'inverno è classico, il tradizionale concerto d'inverno, si stanno preparando per fare qualcosa di veramente carino e verrà proposto nella palestra polifunzionale di Via Bruno, quindi spero che ci sia un bel afflusso, perché la banda di Rivara è una bella istituzione, dobbiamo sostenerla e se per sostenerla deve esserci pubblico, quindi certo. Loro sono felici di proporsi e, ripeto, stanno preparando un bel repertorio per il 15. Si prosegue poi sabato 16 con anche qui una novità. Una novità, sì, un'altra novità proposta da una nuova associazione che da qualche tempo ha fatto sede a Rivara, è un torneo di Magic the Gathering, un torneo di carte antiche molto conosciuto ai più. Noi lo conosceremo in questa occasione nella giornata di sabato 16 dicembre dal mattino a tutto il pomeriggio. È un torneo di carte antiche che richiama anche appassionati e giocatori provenienti da tutta Italia. Questo nei locali dell'ex Rosina a Rivara, dietro la caserma. Andiamo avanti poi domenica 17 dicembre con la riproposta dell'ormai caratteristico pranzo degli ultra ottantenni, che viene proposto tutti gli anni in collaborazione con degli amici che sostengono questa iniziativa. Un pranzo che sarà, diciamo, un momento di conviviale anche per avere l'occasione per scambiare quattro parole con qualcuno che magari ha qualche problema in più a uscire e non fa più comunità. Un'occasione anche per loro. Anche per loro è giusto dare lo spazio necessario a far sì che vivano la vita al meglio. Poi andiamo. Arriviamo a venerdì 22 con la proiezione sempre presso le sere di Villogliani di un altro film che ha visto protagonista Rivara. È un docufilm a questo punto, perché è quello che abbiamo già proposto durante subito con la fiera per il ricordo di Carlo Gliani. Molte richieste sono pervenute perché non tutti sono riusciti a vederlo, quindi abbiamo deciso di riproporlo ancora una volta, dopodiché dal prossimo anno dovrebbe essere inserito su YouTube a disposizione di tutti, però chi vuole vederlo ancora nel grande schermo, alta definizione, può ancora venire venerdì 22, quindi facciamo ancora un bel ritrovo, lo spiegheremo anche il perché è nato questo film, questo docufilm. Ci sarà a disposizione i libri redatti dalla professoressa Daloita Alfreda della ricerca, questa ricerca di questo personaggio per noi importante, Lugliani, che conoscevamo poco, marginalmente, però con il fatto dei 150 anni della sua morte, di nuovo, ho fatto una bella ricerca. Ha aperto il cassetto. Ed è stato veramente interessante, abbiamo avuto delle ottime sorprese, importantissime, su come la vita di Rivara di una volta. Certo, e poi si prosegue sabato 23 con l'oratorio che festeggerà la sua festa di Natale e anche qui un'altra novità. Altra bella novità, una sorpresa che è arrivata anche all'ultimo momento, curiosa sicuramente perché sarà da capire come ci riusciranno. Ed è una sfida. Quella che è la sfida sorpresa che invito tutti a venire a vedere. È l'albero di Natale con i trattori. Da parte degli amici dei trattori che vogliono costruire un albero di Natale con i trattori. Lo faranno all'interno del parco di Villogliani, nel Prato Grande, quello che ha più spazio, che guarda verso Torino.
e prima di che sarà fatto un piccolo percorso itinerante anche per loro, per dare modo di farsi notare, se non bastasse lungo la strada quello che già stanno facendo. Alle 6 circa, 6 e un quarto, sarà acceso l'albero, dopodiché tutti a mangiare la polentata e aspettare che comunque si concluda questa giornata. Una cosa alla quale, diciamo, siamo lì, curiosi di aspettare gli esiti, perché deve essere senz'altro una cosa particolare vedere tutti questi mezzi formare un albero di Natale. Andiamo poi a domenica 7 gennaio, dove si chiuderanno, come si dice, l'Epifania, tutte le feste le porta via, anche se noi abbiamo voglia di fare ancora festa. Questo forse invece è l'inizio delle feste, poi arrivava sempre il 7 gennaio. E faremo sicuramente una giornata, come descritto, di intrattenimento per far sì che possa essere effettuata l'estrazione e sorteggiare i premi messi in palio per i presepi e le luci di Natale. E ci sarà il contributo di un gruppo che Roberto... Un gruppo che si chiama Il Recapito 78. È un gruppo di Forno che è già venuto quest'estate a Rivara. Si sono proposti a titolo gratuito di esibirsi, e quindi noi faremo magari una piccola raccolta fondi quel giorno lì per l'asilo, però loro vengono a titolo gratuito, proporranno delle canzoni natalizie, ma soprattutto quello che sarà molto bello da seguire, loro vogliono fare un omaggio a quasi tutti gli cantautori italiani. De André, Battisti, Conte e molti altri, Dalla. Quindi sono un pomeriggio molto interessante, quindi anche di intrattenimento con musica di qualità. Musica di qualità, premiazioni dei presepi, e un momento per concludere appunto tutti questi avvenimenti. In compagnia, tutti insieme, per chiudere questa fase e prendere un attimo di respiro e poi partire per di nuovo il prossimo anno, perché Rivara, come si è visto già solo in questo mese, è dinamica, ha voglia di fare, ha voglia di far uscire la gente, ha voglia di farsi conoscere, ha voglia di proporre delle cose anche di qualità, delle cose simpatiche. Abbiamo visto l'albero, ci saranno 50-100 trattori, si parla, quindi un bel numero posizionati, deve essere una cosa bellissima. Come Gasparo che ci aiuta, come molte cose, quindi una varietà di... ce n'è per tutti i gusti. Come stiamo preparando tra amministrazione e associazione per il prossimo anno di nuovo di partire, di nuovo a mettere Rivara come centro di attrazione per il Canavese. Certo, come ho detto prima, il 7 gennaio è la conclusione di tutti questi eventi che abbiamo preparato per le feste di Natale, però è l'inizio, nello stesso tempo, di quello che sarà il periodo di manifestazioni a Rivara, che già si prevede ricco e interessante. Quindi non mi resta che invitarvi a venire a vedere i presepi di Rivara, uno da citare in particolare per il lavoro che viene fatto per la loro costruzione e quello di Borgata Crosaroglio, quello che fanno i bambini delle scuole, dell'asilo, e quello che fanno anche tutti i privati con la pazienza e la fantasia, e mettono a disposizione di tutti, facendolo vedere, portandolo magari anche vicino in paese quando non è possibile andare magari nelle borgate. Quindi tanta gente ha collaborato, tanta gente ha voglia di fare. Volete ringraziare qualcuno? Ma ringraziare in tutti. Modo particolare a tutti. Tutte le associazioni che ci hanno dato in quest'anno, proprio arrivando a fine anno, dobbiamo ringraziare tutte le associazioni che ci sono state da fare quest'anno, ma tutte hanno voluto lavorare nei vari settori, ma è stato un anno veramente interessante, un anno che, quindi non farei nomi perché dimenticherei qualcuno. Sì, no. Tutte le associazioni. Diciamo Rivara Associazione Insieme, che le raccomando. Non solo l'associazione Insieme, ma anche chi non fa parte dell'associazione Insieme. Ci sono altre associazioni che si sono date da fare pur non facendo parte dell'associazione Insieme. Io ho visto risposta, abbiamo visto, no, come amministrazione, risposta di tutti, e quindi a noi ha fatto un enorme piacere.
Vincenzo, deve ancora chiudere con qualcosa? Sì, volevo ancora dire una cosina riguardo quello che sarà l'evento di domenica con il raduno del Volkswagen di Maggiolini, e sarà presente anche un Babbo Natale in piazza, nella piazzetta, a raccogliere le letterine di, dei bimbi che vorranno portare. E le Pin Up Show Christmas Edition che ci faranno compagnia con le loro diciamo, con i loro costumi a tema per quanto riguarda la giornata e i mezzi nei quali verranno, diciamo, trasportati. Quindi, grazie ancora a tutti, ai privati cittadini, a chi ci ha permesso, sponsorizzando anche alcuni eventi, di mantenere fede alla tradizione natalizia di Rivara, che la fa comunque uno dei paesi più attivi e dinamici dell'Italia. Venite a trovarci, vi aspettiamo. Quindi con questo invito da parte dell'amministrazione comunale di Rivara noi vi salutiamo, vi ricordo anch'io di andare a Rivara dal giovedì 7 dicembre sino al prossimo anno con l'evento di chiusura. Mi raccomando, non mancate cogliamo l'occasione per augurarvi buone vacanze, buone feste di Natale. Auguri a tutti. E soprattutto di pace e di serenità a tutte le famiglie, non solo di Rivara. Venite a trovarci e ancora un momento.